Allora, io come diceva Mirko, sì, lavoro in Endeavor e per buona parte del tempo in cui ho lavorato in Endeavor sono stato anche programmatore su questa tecnologia che vi faccio vedere oggi, cioè Python. E allora, partiamo dalla premessa che non vi faccio vedere, diciamo, vi faccio vedere questa cosa, questa tecnologia, perché tipicamente è una scelta di Endeavor, è una delle scelte favorite per applicazioni desktop non complicate, diciamo, che non richiedano tool o funzionalità che sono presenti magari solo in C++, e per alcuni tipi di software, ora vediamo quali sono, secondo noi è una scelta che vale sempre la pena di prendere in considerazione. Allora, intanto, per dare un quadro generale un po' della cosa, Qt, diciamo, come sappiamo, è una libreria, è un framework che è scritto in C++. Questo, come effetto collaterale, porta l'ovvia conseguenza che il primo linguaggio che si sceglie di utilizzare quando si fa un'applicazione è il C++ stesso. Questo è mutato dal fatto che, appunto, è il linguaggio di scelta per la libreria. Qt è fantastico, appunto, c'è un sacco di feature, può essere usato anche come layer di portabilità multipiattaforma, e il problema, se vogliamo, è proprio il fatto che espone un'API C++. Qui dentro io penso siamo comunque tutti un minimo di estrazione programmatori C++, quindi conosciamo i pro, sono tanti, conosciamo anche quello che è meno giusto, diciamo, del C++. Diciamo, una su tutte, il workflow di compila esecuzione. Qui pensate alle volte in cui nel vostro programma avete cambiato un header che era tirato dentro da un sacco di altre facce più, boom, e vi tocca una ricompilazione del progetto insieme. In generale è un workflow che vi forza per ogni modifica a dover fare un passo ulteriore di compilazione. Andiamo a sparare sulla croce rossa, cioè sulla gestione manuale della memoria, che, se ci pensate, è dove succedono prevalentemente i bug più difficili da debuggare delle applicazioni C++. C'ho un memory leak, lo devo trovare, ci posso essere stato attento quanto voglio quando scrivo l'applicazione, però poi andare a capire dove ho perso quella memoria non è banale. Ci sono le problematiche di ownership dei buffer, tutte quelle cose che i programmatori C++ conoscono, ci sono scontrate. Fondamentalmente non ci sono, o ci sono poche facility di test, perché è complicato prendere un modulo C++ e strutturarlo perché sia facile da testare. E secondo me il problema più grave, ripeto, su progetti comunque di un certo scope, è che tipicamente, almeno per quanto mi riguarda, io quando scrivo codice in C++ spendo più tempo a pensare a come far contento il C++, perché devo risolvere quel problema, più a che risolvere il problema stesso, no? Cioè, è quello che io chiamo, sto pensando, cioè il frame of mind, cioè il contesto mentale sbagliato, cioè non mi sto concentrando sul problema, ma come risolverlo facendo contento il linguaggio. E questo, diciamo, ci porta a questa vignetta che secondo me è molto vera, no? Che prende un po' in giro tutti quei corsi tipo impara il C++ in 21 giorni, no? Che, se uno lo dice a un programmatore serio, sì, si può imparare il C++ in 21 giorni, probabilmente la risposta giusta arriva in faccia, perché tipo i primi 21 giorni ti devi studiare il linguaggio, poi dopo il modo giusto è scrivere codice per conto tuo, parlare con le persone, confrontarti con altri programmatori come te, imparare dai tuoi errori, eccetera, eccetera. Diventare, a quel punto, al giorno 3648, sei diventato un buon programmatore C++, non un genio, ma un buon programmatore C++. Dopodiché, il modo per farcela in 21 giorni è studiare la fisica quantistica per fare la macchina del tempo, studiarti la biologia per fare una pozione che ti fa tornare giovane, così puoi tornare indietro al giorno 21, uccidere l'istanza precedente di te stesso e diventare quello che ce l'ha fatta in 21 giorni. Ed è l'unico modo di diventare maestri, bravi, o quantomeno in C++, in 21 giorni, partendo da zero. Non c'è nessun altro modo, e i programmatori C++ in questa stanza lo sanno.
Allora, Python che cos'è? Ora che abbiamo presentato i punti che vorremmo affrontare, che consideriamo come problemi per quanto riguarda tutti applicazioni tutti scritti in C. Allora, Python parte da un contesto un po' diverso. Analogamente al C++ è un linguaggio multiparadigma, ma tra questi paradigmi c'è il paradigma object-oriented. Una delle feature che si impara ad apprezzare velocemente di Python è che il runtime include la gestione automatica della memoria tramite reference counting e garbage collection. Quindi questo cosa vuol dire? Che l'interprete, perché il linguaggio interpretato si parla, tiene traccia per voi delle allocazioni. Delle allocazioni dei vostri oggetti, tiene conto di dei riferimenti agli oggetti che state allocando e automaticamente per voi libera la memoria quando l'oggetto che avete allocato non serve più. Questo è la parte reference count del memory management e ha una funzione di garbage collector che permette di beccare i casi non banali, tipo oggetti che si referenziano tra loro ma che non sono più accessibili dal programma principale. Esiste anche un Python include un garbage collector che serve a trovare questi casi e a rimuoverli. Quindi diciamo, l'idea è che vi salvate da tutta una famiglia di problemi relativi alla gestione della memoria. Quelli non ci sono più. Il linguaggio usa una filosofia di tipizzazione di tipo strong dynamic, cioè gli oggetti hanno un tipo, cioè un oggetto Python è un oggetto di tipo stringa, un oggetto di tipo float, un oggetto di tipo la classe che ho scritto io, ma le reference a questi oggetti non ne hanno. Quindi è corretto scrivere A uguale stringa, A uguale 5, A uguale istanza della mia classe. Questo diciamo, mantiene la correttezza a livello di tipo, cioè non ci sono conversioni implicite di tipo che quello diciamo è un problema di altri linguaggi tipo PHP, cioè gli oggetti di un tipo non ci sono conversioni automatiche che avvengono sotto il cofano. Mentre ora poi lo vediamo nel dettaglio, il senso è che non è necessario dichiarare in anticipo il tipo di una reference a un oggetto. E anche questo vi salva da rende molto più terzo il codice Python. Poi andiamo a vedere un po' nel dettaglio cosa questo poi implica nella pratica, perché fin qui sono solo parole. Il codice è compilato on the fly, o per meglio dire, è convertito a bytecode e interpretato dalla macchina virtuale Python senza un passo aggiuntivo di ricompilazione. Quindi il senso è tu compili, tu modifichi il tuo sorgente, lanci il programma senza un passo aggiuntivo che già devo ricompilare. E questo diciamo ti permette di risparmiare un po' di tempo proprio durante lo sviluppo. Hai un linguaggio che ti sta meno tra i piedi rispetto al C++, diciamo. E tornando al nostro fumetto che si diceva prima, ragionalmente più semplice da imparare rispetto al C++, perché una volta che hai tolto tutta una famiglia di problemi legati alla gestione manuale della memoria, i tipi tutta la programmazione a template che sono stati tirati dentro, perché C++ fondamentalmente è un linguaggio di tipo statico e renderlo metaprogrammabile ha richiesto l'introduzione dei template. Queste cose in Python ci sono gratuitamente, è un linguaggio di più alto livello. E secondo me, dall'esperienza che ho visto io, dall'esperienza che abbiamo in Devler, tipicamente una persona che parte da zero con nozioni comunque generiche di programmazione, cioè, si sta parlando comunque di persone che fanno i programmatori, ma programmatori che hanno già visto un linguaggio di programmazione e sanno quali sono i problemi, tipicamente diventano produttivi in Python in un paio di settimane. Cioè non serve inventarsi la macchina del tempo e la pozione dell'eterna giovinezza. E questo chiaramente diciamo è un punto a favore, perché non c'è il problema tipicamente di questa cosa è scritta in Python, allora non la potrò mai leggere, perché il problema di entrare nel linguaggio obiettivamente è molto molto rigoroso.
Allora, ora che diciamo vi ho introdotto brevemente Python, poi vediamo un po' di codice così focalizziamo questi concetti. Siamo al Qt Day, stiamo parlando di Qt, quindi come si inserisce Python in tutto questo discorso? Python è una piattaforma, è un linguaggio con una vastissima libreria standard, questo non l'ho detto prima, ma è un grosso punto, è un grosso punto a favore rispetto a C++, ad esempio, che tipicamente se avete bisogno di fare operazioni di network, operazioni di, che ne so, di codifica JSON, piuttosto che multiprocessing, quello che volete, tipicamente vi tappate gli occhi, andate a vedere la reference Python e c'è un modulo che risolve il vostro problema, cioè quello che in C++ vi avrebbe richiesto di fare il giro delle mille librerie, scegliere quella giusta, andare a compilare dentro, poi non funziona. In Python c'è una libreria standard che vi fa trovare molto di quello che serve. Insomma, per dire, è una libreria standard di buon livello. Python non include un toolkit grafico, per meglio dire, lo include, include Tcol, che è un toolkit grafico, diciamo, pensato per applicazioni di altri tempi, ma non c'è una cosa, non c'è qualcosa per fare nella libreria standard, non c'è una soluzione per fare applicazioni grafiche di oggi, diciamo. E qui entra in gioco PyQt, che è lo scopo per cui sta che è l'argomento di questo intervento. PyQt che cos'è? PyQt parte dall'idea che da una parte abbiamo un linguaggio che è ultraproduttivo. Io un termine di raffronto che uso spessissimo per dare un'idea della produttività è che io so già che qualunque compito io debba fare in C++, a parità di compito io tipicamente lo faccio molto più velocemente in Python. Cioè ho questo raffronto perché facendo cose simili, avendo scritto soluzioni in un caso e nell'altro, mi rendo conto che in Python sono molto più produttivo rispetto a scrivere lo stesso codice in C++. Quindi da una parte abbiamo un linguaggio che ha vari vantaggi a livello sia di produttività che di libreria standard. Dall'altra abbiamo un Qt che è un framework ultra testato, ultra stabile, ultra supportato ed è di fatto la scelta oggi, la scelta giusta, mi viene a dire l'unica scelta giusta per fare applicazioni desktop che siano cross-platform. E l'idea è, come si riesce a mettere questi due pezzi insieme? Allora, intanto PyQt non è Qt riscritto in Python, che sarebbe una cosa folle. PyQt è un wrapper, a dir il vero, piuttosto sottile, è un wrapper compilato che permette ad applicazioni Python di accedere a tutte le classi che sono le classi pubbliche esportate da tutti. Quindi diciamo, potete per farvi uno schema mentale, potete pensare che qualunque applicazione che voi scrivete in C++ e che usa Qt, se sostituite il linguaggio C++ con Python, avete una buona idea di cosa viene fuori, cioè i nomi delle classi sono quelli, i metodi sono quelli, i pattern sono esattamente gli stessi e le scelte che dovete prendere per strutturare la vostra applicazione sono sempre quelle. È integrato con tutti i tool, cioè, siccome usiamo Qt come base, gratuitamente siamo integrati con tutti i tool di sviluppo di Qt, quindi il designer per le interfacce grafiche, piuttosto che i linguisti per le traduzioni, cioè quello è tutto gratis, lo possiamo usare tranquillamente, perché appunto il backend è e non è un, diciamo, con tutto il rispetto per i progetti portati avanti da una singola persona, non è un progetto di una sola persona, ma c'è un'azienda dietro che è la Riverbank e si occupa di tenere sincronizzato PyQt con le versioni recenti di Qt via via che escono. Allora, per avere un po' un'idea di cosa stiamo parlando, chiaramente questa è la prima applicazione semplicissima che avete visto nella versione C++, l'avete vista penso in qualunque introduzione allo sviluppo di Qt. Ed è semplicemente, dimostra che con la sintassi Python è possibile tirarsi dentro il package PyQt 4, vi tirate su una web application, tirate su una label, fate la show per farla vedere e abbiate il loop degli eventi. E questo è
il nostro primo programma, vabbè, non lo sto a ve lo riscrivo al volo. Allora, notate che è stato fatto anche del lavoro per mappare concetti del C++ a concetti Python. Vi ricordate il costruttore di WAPplication che prende i parametri a riga di comando? Ora, chiaramente, lato C++ li prende come arbitrary. Questo concetto in Python si mappa con l'oggetto lista del Python che serve, ripeto, riprendendo il discorso di saliamo di livello con questo linguaggio, quella è una lista di parametri, rappresentiamola come oggetto lista del Python, come lista di stringhe. Quindi è stato fatto un po' di lavoro tenendo sotto tutte le classi che siete già abituati ad usare, mettendoci dentro la utilizzando dove possibile i tipi nativi del linguaggio e sono utilizzati. Ok, semplicità del logo. Ok. Questa è la prima semplice applicazione in Python che avevano realizzato, non è niente di che, è una label che gira all'interno della sua applicazione C. Vedete che l'ho scritta al volo in questa cosa qua, che è l'interprete interattivo Python. Praticamente il fatto che Python sia interpretato si porta dietro una serie di effetti collaterali, come ad esempio quello che potete scrivere del codice più o meno al volo come ho fatto io adesso, e fare applicazioni che funzionano davvero. Questo ha in questo caso ovviamente c'è ben poco riscontro pratico, però questo viene utilissimo nel momento in cui voglio prendere un pezzo di codice Python che già ho e ad esempio lo voglio testare, perché con pochissima fatica io riesco a tirare su un modulo tramite l'import, a interagire con questi oggetti qua, ripeto, l'ho scritto ora al volo, e ad esempio è utile per fare prove al volo su moduli Python che avete scritto, o anche, perché no, per fare test. E per fare questa cosa in C++ avreste dovuto fare molta molta fatica, cioè non esiste tiro su un modulo, ciniamo un metodo e guardo il risultato del metodo. Sappiamo bene che non è così. Ok, proseguendo, conosciamo tutti i signal slot di Qt, è una funzionalità comodissima per disaccoppiare tra loro parte dell'applicazione. In più rispetto al sistema standard di Qt, in PyQt ogni funzione Python, cioè ogni callable Python, può essere uno slot. Quindi non ho bisogno di andare in giro per il codice e dire guarda, questo slot lo posso chiamare, però allora devo dichiararlo come public slot, altrimenti non ci arrivo. Qui semplicemente basta avere una funzione Python qualsiasi e io ci posso collegare i segnali della mia applicazione. Allora vi faccio vedere un caso un attimo più concreto. Ecco. Allora, che è un semplicissimo editor di testo. Questo è il famoso, scriviamo un editor di testo velocemente, giusto per capire, giusto per prendere un po' di feeling con il linguaggio. Allora, veloce a compilare. Allora, questo è un programmino semplicissimo, è un'applicazione con una text edit e un bottone salva. Questo io me lo sono fatto nel designer. Questo è un file UI. Avete già usato qualche volta la funzionalità del designer per salvare le interfacce in XML? Alzi la mano chi l'ha usata? Ok. Per chi non l'ha mai visto, esiste un tool di Qt che si chiama Qt Designer, che vi permette visivamente di realizzare la vostra applicazione, l'interfaccia della vostra applicazione a widget. Dopodiché il designer salva
Vediamo se c'è un installato, ve lo faccio vedere al volo, il senso è che lui vi salva un file XML, come vedete questo è molto semplice, c'è un widget, un layout, una text edit e un button. Allora, analogamente a quello che succede in C++, ribadisco, tutti questi tool sono tutto il macchinario sotto PyPT è esattamente quello, è esattamente il macchinario standard di Ruby, solo esposto a un altro linguaggio. Io posso andare a prendermi questa form che mi sono costruito, andare a usare il meccanismo assolutamente standard della derivazione multipla per andarmi a prendere gli item definiti nell'interfaccia grafica, e da qui in poi chiamare la setup.ui per popolare il mio widget con i widget di quell'interfaccia, e da lì in poi mi vado avanti a scrivere l'applicazione in Python, con il vantaggio, come si diceva prima, che non ho necessità di avere leader con gli slot definiti, ma posso direttamente usare le funzioni che stanno dentro questa classina ODL. Ora, ancora una volta, questo è un esempio molto semplice. Il senso è farvi vedere, darvi un po' il feeling di come appare un programma in Python. Allora, tutto questo è bello, però sempre il progettino giocattolo, sì, va bene, PyPT, bellino, Python, PT, fantastico, però magari è un giocattolo. Allora, facciamo anche il check per vedere quanto è concreto. Allora, qui io vi posso riportare l'esperienza di due progetti che abbiamo portato avanti in dev. Il primo, che è il più grosso, è un CAD per articoli di fashion. Articoli di moda. È iniziato lo sviluppo nel 2006 mi sembra, abbiamo scelto di usare PyPT dal giorno 1 proprio per andare veloce sullo sviluppo di questo progetto, perché si trattava del rifacimento di un prodotto esistente che era diventato troppo tedioso da mantenere, costava troppo e il management ha deciso che andava riscritto. E però, come ben sapete, quando si riscrive un progetto c'è il progetto in produzione che funziona benissimo e quello va mantenuto commercialmente e bisogna dargli supporto, e in più parte delle risorse deve lavorare sulla riscrittura. Quello che succede tipicamente è che poi si finisce per dare molta priorità al progetto che è già in produzione, e alla fine tipicamente le riscritture non vanno a buon fine perché non c'è abbastanza tempo per farlo. L'idea qua era proprio usare PyPT per cercare di andare più veloce e presentarsi con un prototipo per farsi dare l'ok. Siamo andati in produzione, il progetto è mantenuto e la base di codice è vastissima. Ora il progetto è complicato, senza andare nel dettaglio di cos'è, è molto complicato, ci sono circa 200.000 righe di codice che sono righe di codice Python. Quindi, come vi dicevo prima, sono tipicamente molto più terse e molto più dense di quelle che potete avere in un programma C++. Non mi metto a fare confronti, però 200.000 righe di codice Python forse sono 600.000, ma anche di più, di un'applicazione C++. E questo decisamente è stato questo per noi è stato veramente un caso di successo. Altra riscrittura, un pannello di controllo per dispositivi medici. Anche qui si trattava di una riscrittura di un progetto che era stato fatto in un anno da un singolo programmatore, mi sembra, progetto C++, e anche qui c'era la sfida di doversi presentare velocemente come sostituto, perché non si riusciva più a mantenere questo pannello e doveva uscire con un modello del prodotto. E qui abbiamo avuto un primo caso di confronto che si poteva fare tra i tempi di sviluppo C++ e i tempi di sviluppo Python, perché a fronte di uno sviluppo durato un anno in C++, la riscrittura di questo software fondamentalmente si è finita in 3 mesi, e anche questo è stato un successo. Quindi è una tecnologia carina, funzionale,
e stabile, nel senso che funziona davvero, cioè non è una roba che poi crasha perché poi tu si sa, è una roba che la metti in produzione e funziona. Una parola sulle licenze. Allora, QT, come sapete, ha tre tipi di licenze, GPL e le GPL commerciale. La differenza di PyQT in questo senso è che non c'è l'opzione della licenza LGPL. Questo che significa? Che il caso d'uso di PyQT per progetti commerciali vi richiede l'acquisto di una licenza, che comunque, cioè, stiamo parlando di un costo di, mi sembra, 200 euro l'anno, quindi non è questa cosa fuori dal mondo. PyQT versione GPL va invece bene in tutti i casi in cui va bene la GPL, quindi sviluppo di software open source e per progetti interni, diciamo, sono implicitamente open source in quanto il tool interno è ad uso dell'azienda, diciamo. Vado velocemente per sfatare alcune leggende urbane. Allora, Python è troppo lento per sviluppare applicazioni vere, quindi PyQT ovviamente sarà troppo lento per fare delle applicazioni, quindi non lo userò. Però questo è falso, perché tipicamente quando uno scrive un'applicazione PyQT, il grosso dell'applicazione gira dentro QT, cioè se dentro, no, PyQT è un wrapper che sta sopra QT, quindi il grosso comunque è nella processement di QT, è nei widget di QT, e si esce in Python fondamentalmente per la gestione dell'input. Poi è chiaro, il compromesso va rivalutato al variare della complessità del programma. Però bisogna ricordarsi che quando si scrive applicazioni PyQT c'è il motore dentro di QT che gira alla velocità nativa del CPU. E altra leggenda urbana dice, ah, vabbè, però Python è interpretato, basato su, diciamo, devo distribuire il sorgente e l'interprete Python con il mio programma. Anche questo non è vero, diciamo, è un modo comodo di passarsi sorgenti da programmatori, però esistono anche qui dei tool che sono rodati e funzionanti. Ad esempio sotto Windows si può impacchettare l'applicazione usando PyInstaller, che fondamentalmente prende tutti i moduli Python e le dipendenze e l'interprete e vi fa un eseguibile singolo che potete distribuire. E volendo uno può prendere i tool specifici della piattaforma, il setup per Windows piuttosto che HDMI per Mac per fare il DMG e farsi un installer. E sono tutte cose che stanno in piedi, diciamo. Ok, io ho finito. Se ci sono domande, sono qua. Pronto? Eccoci. Senti. Sì, ora. Ascolta, io ho il problema, diciamo, opposto. Cioè, ho delle procedure, funzioni Python, sì, e devo eseguirle da QT. Cioè, poter definire i parametri di ingresso e chiamare questa funzione e vedere e ricevere la uscita. È possibile? Allora, senti, ci sono un paio di progetti interessanti in questo senso. Il più interessante sicuramente, in realtà è un progetto legato a QT, e quindi non puoi usarlo direttamente da un'applicazione QT. Praticamente, te lo accenno e poi ti dico anche l'altro, praticamente c'è un progetto che si chiama PyOtherSide, che fondamentalmente cosa fa? È una specie di wrapper che, a differenza di quello che fa PyQT, mette il main della tua applicazione dentro l'applicazione QT. Quindi, diciamo, hai una normalissima applicazione QTQuick che sta girando e a un certo punto, usando questo progetto, fondamentalmente un plugin del QML, puoi uscire in Python. Cioè puoi chiamare asincronamente delle funzioni Python che stanno definite in dei moduli di script. È un progetto giovane, perché fondamentalmente è il progetto di una persona, però, diciamo, ha buone probabilità, ha sicuramente più probabilità di PyQT di diventare un tool, diciamo, ufficiale della famiglia di offerte legate a QT, banalmente perché fondamentalmente è un plugin. Cioè, ti torna la differenza, questo progetto di tuttora mette il main dentro l'applicazione QT, qua il main è in Python, e tu ogni volta che devi usare una classe, un oggetto QT, esci da Python e vai dentro al CPU.
quindi è rigirato. Mentre invece per Qt di specifico non c'è niente, cioè ci sono tanti piccoli progettini, ma nessuno è maturo come quello che ti ho detto ora. Detto questo, io questa cosa la smonterei un attimo, perché comunque cioè Python è un linguaggio che dal giorno zero è pensato per essere embeddato in progetti più grossi. Cioè se te guardi, è un po' un sommerso, no? Perché non è che le persone vanno a pubblicizzare in giro che usano Python come linguaggio di scripting. Però se cominci a guardare in giro scopri che il tal programma c'ha il motore Python integrato per lo scripting del proprio modello di dati. Tantissimi videogiochi sono scriptabili, molti in Lua, ma tanti cominciano a utilizzare Python. Io stesso per lavoro ho fatto tantissime integrazioni di motori Python all'interno di applicazioni C++, cioè è una strada rodata, no? L'ho fatto in Windows, però... L'ho fatto, scusami? Con Windows, in un sistema, in un software che girava sotto Windows, con MFC. Sì, cioè il senso è visto, è una roba documentata da documentazione Python, cioè proprio la... Ed è un problema, no? Cioè, è un problema, non ti dico risolto, però ci sono le strade per... cioè c'è più o meno il percorso tracciato per arrivare a inventare l'interprete. E diciamo, il metodo canonico, ora quello che mi ricordo al volo, è passare dal pyrun a simple string, no? Cioè tu parti a un certo punto nella tua applicazione e dici mi leggo tutto il file, lo importo come buffer e lo sparo alla funzione della Python CAPI pyrun simple string. Ci sono poi quelle un po' più avanzate, ora non ricordo benissimo, però il senso è che ti costruisci la tua famiglia di moduli Python in memoria e poi lanci l'interprete sull'entry point. Cioè, nel senso, è roba che ho fatto, si fa. Se la domanda è perché non esiste una cosa proprio già pronta, inscatolata da tirarsi dentro, questo in effetti non lo so. Probabilmente perché, cioè, quando sei a fare un interprete Python, scusami, quando sei a integrare la tua applicazione C++ con Python, forse il problema più grosso non è quasi mai interfacciarti all'interprete, quanto capire come esporre il tuo modello dei dati. Quindi c'hai quello scalino che è alto, cioè ci devi pensare, ti devi mettere a capire come esporre cosa, e il problema di interfacciarsi all'interprete è solo poco sopra questo scalino qua. Grazie. Scusa, ma delle royalties? No. Scusami? Cioè 200 euro costa per fare commerciale, per sì, tutti, e basta. Non ci sono d'accordo. Okay. Sì. Grazie. Tra domande circa. Comunque, in base a quello che hai detto, cioè che esisterebbe, non capito bene fino a che punto è già affidabile, stabile, precisa la possibilità di chiamare parti di Python all'interno di un'applicazione C++Qt, ma i dati, la visibilità da parte di Python dei dati su cui che sono in esecuzione, che sono gestiti in quel momento dell'applicazione. Come funziona? Perché mi sembra difficile che ci possa... Aspetta, o mi sfugge qualcosa? Aspetta, specificala meglio questa cosa, cioè qual è il... Cioè io sono all'interno dell'applicazione C++Qt, voglio chiamare una o più parti iscritte in Python, però devo... Quindi aspetta, ti riallaccia alla domanda che ha fatto lui. Sì, certo, infatti è in relazione a quella, cioè sì, la tua risposta in sostanza. Ecco, era lo scalino di cui parlavo, no? Cioè... devi scrivere tutto il codice. Cioè, e tutto il codice in che senso? Per passare i dati? Cioè, come faccio a vedere i dati dall'interno di Python? Devi esporre, è un po' il lavoro che fanno tutti quelli che fanno delle integrazioni di interpreti Python nei loro programmi, no? Cioè, se ci pensi, facciamo finta che tu abbia un solo modulo Python, quindi hai un solo file da tirarti dentro e lanciare, e c'è la API ultra documentata sulla documentazione, cioè evidentemente il lavoro non è quello, no? Il lavoro è... prendere delle funzioni C++ che tu hai già, che ti servono, sono i getter del tuo modello dei dati, quello che vuoi tu, su questi farci dei wrapper in Python CAPI, cioè dire passando da queste funzioni in più che ti scrivo io, tu puoi parlare con le funzioni C++ che già esistono, gli oggetti più che le funzioni, cioè da Python sì, c'è gli oggetti e rendere visibili questi oggetti, queste funzioni wrapper a Python. E il lavoro è quello, sì, però diciamo
è la parte grossa del lavoro, perché chiamare poi il non rischia di vanificare il vantaggio? Cioè la mole di questo valore, di questo lavoro, non rischia di vanificare il vantaggio di poi usare Python per fare questi script? Uno dice, beh, a quel punto no, faccio la parte che manca direttamente in C++ e la finisco lì. Eh no, perché il punto è che qua, cioè, ripeto, stiamo parlando di interpreti dentro programmi più grandi, no? Cioè il valore che te c'hai in questo caso è che te l'integrazione la fai una volta sola e poi apri la porta a una famiglia enorme per farci dei plugin, di parti che, cioè, sono tipicamente le applicazioncine di terze parti, gli script di terze parti che abbiamo fatti per un programma. Pensa per dire, che ne so, a un 3D studio dove vuoi scriptare come si comporta un oggetto. La parte di integrazione te la fai una volta nel 3D studio. Sì, è chiaro. Voi usate Python Qt, PyQt, sì, per le vostre applicazioni? Usate questo? Questo che ti ho presentato ora, per le applicazioni desktop, sì. Ultima domanda, ma io non ho capito qualcosa forse, ma l'utilizzo d'avvio di un'applicazione Python, sì, si fa da che ambiente di sviluppo? Quello di Qt? Cioè l'avvio, il debugging, l'esecuzione, eccetera, eccetera, la scrittura, si fa... Cioè se c'è un ambiente grafico pronto, tipo. Grafico, allora, cioè, senti, un ambiente di sviluppo o blocco note? No, blocco note viene comodo ora per farvelo vedere. No, allora, uno buono, molto buono, è PyCharm, e lo fa la JetBrains, ed è una IDE che integra un po' tutto, no? Cioè c'ha l'editor di codice, si integra con il debugger. PyQt in sostanza consiste solo in questa operazione di wrapping. Esatto, PyQt praticamente è un'interfaccia sottile che ti permette di accedere da Python, cioè di usare da Python la famiglia di classi e funzioni. Dopodiché, per lavorare con Python mi serve un tool, un ambiente ti fa comodo, ti fa quelli che hai appena citato. Ti fa comodo un altro ambiente. Uno molto buono che usiamo parecchio in ufficio è PyCharm. Praticamente anche lì, attenzione, non è che in PyCharm c'è il debugger. PyCharm usa il debugger del Python, cioè Python come linguaggio, come piattaforma, espone anche un debugger per ispezionare e modificare al volo il proprio stato interno. PyCharm anche lì non è che si reinventa la ruota, ma nessuna IDE per Python si reinventa la ruota, è una cosa che accede solo. Ma è comoda. Esatto, lo riusa, diciamo. Ecco. Sì. E poi diciamo c'è tutta una famiglia di tool che purtroppo non ci si arriva a presentarli, però poi c'è tutto un mondo di test per il Python, no? Cioè il fatto che sia un linguaggio che è ispezionabile, lo puoi tirare su al volo, è dinamico, riesce a parlare con gli oggetti velocemente, senza sovrastruttura, apre la porta a tutta una serie di tool che in C++ non puoi neanche pensare. Cioè esistono tanti tool, uno buono si chiama Nose, che praticamente ti permette di scrivere. In realtà il tool di base è il tool di unit test integrato nella libreria standard, e con quello ti puoi fare test a fixture. Praticamente puoi fare unit test tirando su le classi che ti servono, facendo la tua serie di test di funzionalità e ottenendo un report da mostrare sulla tua dashboard, quello che vuoi, sui risultati dei test. E lì è una famiglia di cose che bene o male in questo ambiente di esecuzione sono più facili, non è che sono possibili, sono possibili anche in C++, però qui sono molto molto facili, diciamo. La base di codice, ti dico l'ultima cosa, la base di codice grossa di quel CAD che ti dicevo c'ha una percentuale consistente di test dell'applicazione, non solo test sulla classe che 1 più 1 faccia 2, ma test che lo strumento, cliccando con oggetti già presenti nel progetto, cliccando in tre punti, che sono tre punti per disegnare la linea, e facendo il rendering dell'oggetto, venga quello che ti aspetti, cioè test molto di alto livello. E vengono facili per via dell'ambiente, insomma. Grazie. Un minuto per un'ultima domanda. PyQt a che versione allineata con Qt? Allora, di recente si sono allineati al 5. Devo dirti 5.0. Diciamo il lavoro grosso è stato allinearsi alla 5, al ramo 5, perché qual è il punto?
PyQt fondamentalmente c'ha, cioè si deve attaccare ai macchinari interni di Qt per sapere come passare le cose, trasferire correttamente le ownership e quant'altro. Chiaramente, diciamo, quando hanno fatto PyQt 4, poi era tranquillissimo andare avanti e seguire le versioni, tant'è vero che usciva la versione nuova di Qt, due giorni dopo c'era la versione nuova di PyQt sopra, perché tipo, eseguiva il generatore di wrapper e ricompilava. Col 5 gli hanno un po', come si dice, gli hanno tirato via il tappeto da sotto i piedi, perché c'era mezza roba da riscrivere. E c'era un po' il problema della riscrittura che si diceva prima, no? Che bellissimo Qt 5, supportiamolo, però i soldi io li faccio con le licenze di PyQt 4. Quindi chiaramente c'è stato un po' di inerzia. E no, ora funziona, ora va bene, c'è un'integrazione fatta, devo dire, abbastanza bene anche con Qt Quick, che pure non è il focus di PyQt. PyQt fondamentalmente è focalizzato su applicazioni desktop che usano Qt Widgets. C'è comunque un'integrazione fatta bene anche per Qt Quick. Vi volevo solo ricordare di compilare il form di feedback all'indirizzo che vedete fuori dalla porta, QR code, oppure lo mettete nel browser per dirci la vostra sulla conferenza. Grazie Lorenzo.